Allora, un punto fermo, penso un po' per tutti noi su questo siamo tutti d'accordo, è Lucio Dalla. È scomparso 5 anni fa, ci manca tantissimo, adesso un documentario lo racconta e ci racconta anche, ce lo racconta un po' come un amico, ma racconta anche i suoi amici, i suoi protagonisti, i protagonisti delle sue canzoni, canzoni che non possiamo dimenticare. Come si dice, caro amico, ti scrivo e guardate un po'. Caro amico, ti scrivo, così mi distrago un po'. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po', cantava Lucio Dalla, rivolgendosi a un interlocutore immaginario, confidandogli i suoi dubbi e le sue paure, i suoi dolori e le sue speranze. Da quando sei partito c'è una canzone in forma epistolare, novità assoluta, a ritmo di ballata, semplice e diretta. Una canzone entrata a buon diritto nell'immaginario collettivo, di generazione in generazione. L'abbiamo rincorsa e canticchiata un po' tutti. Ignari forse che dietro quel testo apparentemente strampalato e surreale, l'autore anticipava temi politici e sociali che oggi, a distanza di tempo, appaiono quasi delle emergenze. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. Adesso però, a 5 anni dalla sua improvvisa e tragica scomparsa, i ruoli si ribaltano. Sono proprio i protagonisti delle sue canzoni più belle a scrivere a Lucio. L'amico lontano, Anne Marco, Futura, questi personaggi immaginari hanno la voce di Neri Marcorea, Alessandro Benvenuti, Piera degli Esposti, Ambrangiolini. Caro Lucio, sono io, Futura. Ti scrivo perché ho bisogno di un favore. Così, tra una pedalata e l'altra, sotto i portici infiniti delle strade di Bologna, attraversate dalle ombre lunghe e silenziose, sulle note intense di queste canzoni immortali, scopriamo com'è stato poi quell'anno che verrà. Qual è il segreto per poter riderci sopra, per continuare a sperare? Che fine hanno fatto Anna e Marco, le loro solitudini e il loro amore fragile? Che tipo era Futura? Perché ha questo nome insolito e affascinante? Avevo pochi mesi di vita quando mi hanno mollata sotto il portico di una caserma del centro di Bologna. Così, tra una confidenza e una pedalata, entriamo piano piano in punta dei piedi nella vita di Lucio. Un'occasione per poter riascoltare ancora una volta i suoi successi, sicuramente il modo migliore di celebrare un artista, scomparso davvero troppo presto. Come profondo il mare.